Ciao a tutti, ecco voi un nuovo video. Siamo in una location diversa perché siamo in cucina in quanto ho registrato un video di cucina. Finalmente sono tornati, avendo un po' di tempo li ho registrati. Ho fatto questo piatto con i legumi che sono un alimento importantissimo che tutti dovrebbero mangiare, che sono le fave. Io ho fatto la furba perché le ho usate surgelati e ho fatto questo piatto colorato come piace a me, usando anche l'avocado, che è un alimento che fa benissimo, che bisognerebbe mangiarlo se non tutti i giorni quasi, e io di solito lo mangio come dolce. In questo caso l'ho voluto testare con un piatto salato. È un piatto comunque freddo, quindi ideale per questo periodo, che si può portare anche per tutto settembre, e ve l'ho già ridetto e ve lo ripeto, a me piace tantissimo. È un piatto facile, quindi sapete che io, non avendo tempo comunque per cucinare, adoro i piatti veloci, piatti allegri, colorati, e quindi ho deciso di riprodurre questa ricetta. Se la riproducete anche voi, fatemi sapere come vi siete trovati, taggatemi con l'hashtag Kitchen Fashion, che è da tanto ormai che non lo usiamo, e fatemi sapere appunto cosa ne pensate del video. Al prossimo, un grosso bacio, ciao! Questo è l'impiattamento appunto di questa ricetta colorata come piace a me, ricca di alimenti super super nutrienti che vi consiglio caldamente. Come prima cosa ho preso le fave, non sono brava perché le ho prese surgelate, sarebbero meglio le fave proprio o secche o le fave fresche, ma per me sono comode anche queste, le metto in acqua a 7 minuti a bollire. Intanto preparo gli altri ingredienti: ho un avocado, i semi di sesamo, ma qua potete scegliere i semi che più vi piacciono o metterli se non vi piacciono, il curry come spezia, stesso discorso che vale per prima, le olive nere, poi usiamo l'olio, l'aceto di vino bianco, l'olio, il sale che io non utilizzo, però voi se lo utilizzate mettetelo, e del limone. Insomma, è una ricetta con gli ingredienti che a me piacciono, ma l'importante è che vi ricordiate di abbinare le fave con l'avocado. Questo perché? Perché l'avocado è un alimento super super nutriente che andrebbe mangiato almeno una volta al giorno, una volta a settimana, anche se è grasso, se fate una sana alimentazione equilibrata fa veramente benissimo ed è meglio mangiare questo rispetto ad altro. Intanto state vedendo come ho riempito, diciamo, la bacinella, il contenitore. Con gli ingredienti sono andata veramente a occhio e a gusto personale. Voi potete fare la stessa cosa riproducendo come più vi piace o più vi interessa a voi. Ora mettiamo le olive. Dopo aver messo le olive, finalmente arriviamo all'avocado. Io quando l'ho aperto ho visto che non era bellissimo. Allora cosa ho fatto? Ho tolto la parte brutta e ho utilizzato la parte bella, perché l'avocado è un po' difficile capire se è buono o meno, soprattutto questi. Quindi l'unico a aprire è vedere appunto quale parte rimuovere e quale no. Purtroppo è un frutto che in Italia non esiste, quindi questo, incorriamo in questo pericolo. Lo tagliamo in modo fine e poi mettiamo le nostre fave e iniziamo a girare il tutto, il composto, finché ovviamente non si amalgama bene tutto e impiattiamo. È una ricetta molto facile, veloce, fresca, va bene anche nei periodi caldi, nei periodi freddi, insomma va sempre bene e come vedete è super super veloce, cosa per me importantissima che quando torno da lavoro non ho assolutamente tempo. Questo è il risultato finale, fatemi sapere cosa ne pensate, se la riproducete taggate con l'hashtag Kitchen Fashion e avvisatemi. E al prossimo video, un grosso bacio, ciao!